Moreno Bordoni, CNA provinciale. Allora, capiamo un attimino, grazie anche alla vostra lente di ingrandimento privilegiata che avete, qual è lo stato di salute anche del mondo artigianale, dei vostri associati, perché insomma non ci sono solo baristi, Oreca, eccetera, che sono sicuramente in questo momento sugli stralli della cronaca, però c'è tutto un sottobosco di micro e piccole imprese che stanno arrancando, credo. Sì, hai detto bene Lino, una situazione difficile per tutto il mondo della micro, piccola e media impresa, non soltanto per quella del commercio e del turismo, che comunque seguiamo con attenzione, con la dovuta attenzione, ma c'è tutta una serie di situazioni che riguardano soprattutto le attività manifatturiere che ci preoccupano tanto. Questo perché? Perché essenzialmente queste aziende, seppur a regime ridotto, hanno sempre lavorato. Ma hanno lavorato con una perdita media di fatturato che va oltre il 28%. Questo vuol dire che in un'annata normale avere una perdita del 28% significa pensare di chiudere l'attività. E nonostante una perdita così importante, saranno fuori queste migliaia di imprese da tutto quello che è il nuovo decreto sostegni. Quindi ovviamente una preoccupazione importante, mesi in cui si è lavorato davvero a regime ridotto, nessun tipo di sostegno economico per il momento e soprattutto ancora non c'è certezza di quando l'economia ripartirà al 100% a regime, perché la campagna vaccinale, nonostante i grandi proclami, ancora allo stato attuale è molto deficitaria, non si hanno certezze per quello che sarà la possibilità immediata o perlomeno nel prossimo futuro di poter andare all'estero. Considera che oltre il 70% dell'economia della nostra regione è portata avanti dall'attività manifatturiere, in particolare dalla meccanica, dal legno, anche dal sistema moda. Tutte queste aziende sono particolarmente impegnate ma inibite nella partecipazione a fiere all'estero, nell'organizzazione di B2B con i clienti stranieri. Si sta cercando di fare qualcosa a livello digitale, ma non è la stessa cosa. Tutto questo ovviamente ci preoccupa, ma quello che preoccupa di più gli imprenditori è la mancanza di certezze. Gli imprenditori sono abituati a non avere l'elemosina perché sanno fare da sé il proprio lavoro, ma hanno bisogno di poter programmare, di avere delle certezze, cosa che al momento non è possibile. Quindi questa è la situazione. In questo momento ti anche ricordo che le aziende di cui ho parlato adesso sono state quelle le uniche che negli ultimi anni a livello tendenzialmente costante hanno mantenuto un segno positivo nell'economia della nostra regione, cioè l'export. E se anche questo è inibito e senza certezze, ovviamente la situazione diventa preoccupante. Va bene, Bononi, io la ringrazio per questa fotografia perché volevamo accendere un faro, un riflettore anche su quel mondo che magari per tante ragioni non strilla, non urla, non sbraita, però attraverso voi ne siete la voce e quindi vogliamo dare anche a loro la giusta visibilità e il giusto risalto. Magari ci sentiremo più avanti, vediamo se la spinta in avanti che Draghi ha promesso arriva, e ne faremo un ulteriore punto. Per intanto, grazie e buon lavoro. No, grazie a voi per averci dato questa possibilità, soprattutto di dar voce a persone che sono abituate a protestare poco e a lavorare tanto, ma è il momento anche di far sentire la loro voce perché loro, non scordiamolo mai, sono la vera, struttura economica del nostro paese e hanno bisogno di aiuto. Grazie e alla prossima volta. Grazie a voi, grazie.